Allora? Mi vuoi dire che cosa è successo? Niente. Papà. Che c'è? Dai, su, dimmelo tu. Te l'ho appena detto, niente. Non è successo niente. Proprio niente. Mi sei precipitata a casa mia come se fosse successo qualcosa, invece non è successo niente, proprio niente. Mi ha telefonato poco fa. Allora che vuol dire? E se n'è andata via piangendo. Chi? No, papà, non puoi continuare a comportarti in questo modo. Ma questa è casa mia, è incredibile. Neanche la conosco quella donna. Non le ho chiesto niente. Ma sarà qui per aiutarti. Per aiutarmi a fare cosa? Non ho bisogno di lei, non ho bisogno di nessuno. Mi ha detto che l'hai chiamata puttanella o qualcosa del genere. Io? Sì. Può darsi, non me lo ricordo. E piangeva. Solo perché l'ho chiamata? No, sembra che tu. Che io? Sì, papà, tu. Tu con il bastone della tenda. Col bastone della tenda? Ma cosa dici? Ma me l'ha detto lei, mi ha detto che... Oddio. Che l'hai minacciata fisicamente. Quella donna è fuori di testa, Anna, col bastone della tenda. Ma mi ci vedi? È evidente che non si rende conto di quello che dice. Fisicamente col bastone, guarda. È meglio che se ne vada, credimi. No. È una pazza, anche perché... Anche perché? Senti. Senti. Se proprio lo vuoi sapere, ho il sospetto che... Cosa? Non volevo dirtelo, ma il sospetto che... Dio mio, ma che sospetto hai, papà? Che mi derubi. Ma chi, Isabella? Ma che cosa vai dicendo? Sto dicendo che mi ha rubato l'orologio. L'orologio? Sì. Ma dai, papà, potresti averlo semplicemente smarrito. No, no! Avevo già dei sospetti. Allora, le ho teso una trappola. Ho lasciato l'orologio in un posto ben in vista per vedere se lo prendeva. Ah sì, e dove? No, dico, dove l'avresti messo? Dove? Da qualche parte? Non me lo ricordo. So soltanto che adesso non si trova, sì. Non si trova. E la prova è che non ce l'ho più. Lei me l'ha rubato. Lo so. Certo, può darsi che io l'abbia chiamata come dici tu, può darsi. Mi sarò un po' innervosito, d'accordo? Te lo concedo. Ma Diana, col bastone della tenda, addirittura... Qui stiamo dando di matto, eh? Che cos'hai? Io non so più che cosa fare. In che senso? Dobbiamo parlare, papà. Cosa stiamo facendo? No, dobbiamo parlare seriamente. È la terza... Ti ho detto che non ho bisogno di lei, non ho bisogno di nessuno. Posso farcela benissimo da solo. Ho fatto fatica a trovarla, lo sai? Non è facile. Sembrava una persona carina, a posto, con delle qualità, e adesso lei non vuole più lavorare qui. Ma insomma, hai capito quello che ti ho detto? Quello mi ha rubato l'orologio, il mio orologio. Era un orologio che avevo da anni, dalla vita, ci ero affezionato, era... Non posso più vivere con una ladra. Ha guardato nel tuo nascondiglio in cucina? Eh? Nel pensile della cucina sopra il microonde? No, su, papà. Dove nascondi sempre tutte le tue cose di valore, hai guardato se c'è il tuo orologio? E tu che ne sai? Eh? Come fai a saperlo? Lo so e basta. Hai guardato se c'è il tuo orologio, sì o no? Eh? Sì, credo di sì. Papà. Papà, devi capire che io non posso venire qui tutti i giorni. E chi te l'ha chiesto? Ma non posso lasciarti qui da solo. Ma cosa dici? Mi stai offendendo? No, papà, non voglio offenderti. Però tu devi accettare l'idea che hai bisogno di qualcuno, sì. Sì, anche soltanto per farti la spesa, senza contare poi tutto il resto che... Papà, io non posso più occuparmene. Ah, Dio. Hai frugato nel mio nascondiglio. Cosa? Anna, dimmi la verità. Hai frugato nel mio nascondiglio. Ma no. Allora come fai a sapere che qualche volta, insomma, i miei oggetti di valore, come fai a saperlo? Ecco, come fai a saperlo, eh? Non me lo ricordo. L'avrò aperto per caso. Cosa? Oh, dai, papà, dove vai? Papà, non ho toccato niente, non ti preoccupare, dai, su. Papà. Oddio mio, Dio mio, non è possibile andare avanti così. Non è possibile, io non ne posso più. Ma io dico, ma perché non capisci? Allora? L'hai trovato? Cosa? Come cosa, papà, l'orologio? Ma sì. Allora lo vedi che Isabella non c'entra niente? Solo perché l'avevo nascosto, per fortuna, giusto in tempo. Altrimenti non potrei più sapere che ore sono. Sono le 5, se ti interessa. A me interessa. Scusami, eh?
se esisto. Io devo assolutamente sapere a che punto sono della giornata. Un orologio che ho da sempre. Mi seccherebbe enormemente, enormemente smarrirlo. Hai preso le tue medicine, papà? Ma sì. Ma perché tu mi guardi sempre come se ci fosse qualcosa che non va? Va tutto bene, Anna, il mondo va avanti. Tu sei sempre stata così ansiosa, anche senza ragione. Sei come tua madre. Tua madre era così. Aveva sempre paura, c'era sempre un motivo per avere paura. Ma non è così che funziona il mondo. Certo, tu mi direi che c'è una specie di... Che siamo circondati da ombre. Ma in generale non è così, lo capisci? È importante capirlo. Tua sorella, per esempio, è sempre stata più... È sempre stata anche meno. Insomma, lei non ha questa visione ansiosa del mondo. Lei mi lascia in pace. A proposito, dov'è? Io sto per trasferirmi, papà. Trasferirti? Sì, vivere altrove. Perché no? Fai bene. Ho intenzione di andare via da Parigi. Ah sì, e perché? Ne abbiamo già parlato, te lo ricordi? Ah, è per questo che vuoi che quell'infermiera venga a vivere qui? Certo che è per questo. Ah, i topi abbandonano la nave. Papà, io non sarò più qui, tu devi capirlo. Stai per partire? Ma quando? Voglio dire, perché? Ho incontrato una persona. Tu? Sì. Un uomo? Sì. Davvero? Lo dici come se non fosse possibile. No, perché dopo quell'ultimo che hai avuto... Come si chiamava? Antonio. Ecco, appunto, dopo quell'Antonio, non mi sembra che tu abbia avuto molte... E cosa fa nella vita questa persona? Abita a Londra, vado a vivere lì. Cosa? Tu a Londra? Ma piove tutto l'anno a Londra. Io lo conosco. Sì, papà, l'ha già incontrato. Sei sicura? Sì, diverse volte. Ah, sì? Se capisco bene, mi stai lasciando, giusto? Mi abbandoni. Papà. Che ne sarà di me? Ma perché ne viene lui a Parigi? Ma papà, perché? Perché lavora lì. Ma anche tu lavori? Sì, ma io lavoro da casa, non c'è bisogno che resti qui a Parigi, no. Capisco. Papà, lui è importante per me, altrimenti io non partirei. Io lo amo. Lo amo davvero, ma non posso lasciarti qui da solo. Non è possibile, questo è un fatto. E se tu non vuoi l'aiuto di una ragazza, io sarò costretta. A cosa? No, papà, a cosa? Tu devi capirlo, io sarai sarò costretta. Sarai costretta a fare cosa? Anna? Oddio. Anna, sarai costretta a fare cosa? Devo assolutamente trovare il numero di quell'avvocato. Devo chiamarlo, sì? Non sono arrivato a questa età per farmi fregare in questo modo. Devo chiamare, sì, un avvocato. Proprio da mia figlia. Da mia figlia. Tutto bene? Scusi. Tutto bene? Cosa ci fa lei qui? Scusi? Cosa ci fa lei a casa mia? Cosa ci fa nel mio appartamento? Andrea, sono io. Piero. Eh? Non mi riconosce? Sono io, Piero. Chi? Cosa è venuta a fare qui? Ci vivo. Lei? Sì. Lei vive qui? Sì. Lei vive a casa mia. Questa è davvero bella. Cos'è questa storia? Allora, adesso chiamiamo Anna. Sua figlia. Sì, grazie, so chi è Anna. Oh. Lei la conosce, voglio dire, è un suo conoscente, ma mi sta ascoltando. Lei conosce Anna? Sono suo marito. Ah, sì? Sì. Suo marito? Mm-hmm. E sentiamo, da quanto tempo? Oramai sono quasi... 10 anni? Esatto, bravo, giusto. Come no, certo, bravo. Sono già 10 anni. Il tempo passa così velocemente. Ma io credevo che... Ma non eravate separati? Ma chi? Io e Anna? Sì. No. No. Ma ne è sicuro? Voglio dire proprio sicuro? Sì, Andrea. E quella storia dell'Inghilterra? Anna non doveva andare a Londra per... Doveva andare a Londra?
Doveva andare. Pronto, amore? Ehi, come va? Ma senti, ma hai quasi finito, no? No, 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 nessun problema, solo tuo padre non si sente molto bene. Penso gli farebbe piacere vederti. Sì, va bene. D'accordo, ti aspettiamo. Oh, 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 non tardare troppo, eh? Ma no, 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 bacio. Allora, sta per arrivare, eh? È scesa giù a comprare una cosa, ma torna subito. Ma ha detto che sarebbe andata a vivere a Londra, me l'ha detto l'altro giorno, no? A Londra? Sì. E perché andrebbe a Londra? Ha incontrato un inglese. Anna! Yes! Non credo, Andrea. E invece sì, me l'ha detto l'altro giorno, non sono mica pazzo. Mi ha detto che sarebbe trasferita per andare a vivere con lui. Le ho perfino risposto che era un'idea stupida perché piove tutto l'anno a Londra. E lei non ne sa niente? No! Ai, 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 ai! Che c'è? Ho fatto una gaffa! Ah. Ho fatto una gaffa. Ma no, guardi, guardi, guardi. Non si preoccupi. Anna, non me ne ha ancora parlato, ma sono sicuro che contava di farlo al più presto. E dell'inglese non ne sapeva niente. No. Forza, coraggio! Tanto se ne vanno tutte prima o poi, glielo dico io per esperienza diretta. Vuole qualcosa da bere in attesa che Anna ritorni? Un bicchiere d'acqua, un no, succo grazie, di frutta? No, grazie, che volevo dire. Cosa volevo dire? Ah, sì, mi ricordo. Cosa? Per quella ragazza. Quale ragazza? L'infermiera. Laura. Non ricordo il nome, quella ragazza che tua moglie vuole ogni costo mettermi tra i piedi, un'infermiera, lo sapevi? Come se io non fossi in grado di cavarmela da solo. Anna dice che mi serve l'aiuto di quella, ma io me la cavo benissimo da solo, anche se Anna dovesse andare all'estero. Non capisco perché si ostina a... Guardami, come ti chiami? Piero. Piero, guardi, guarda, posso cavarmela benissimo da solo, non trovi? Non sono ancora completamente... Sei d'accordo? Non sono ancora arrivato a questo punto. Puh, sei d'accordo? No, no, guarda, 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 ancora l'uso delle braccia. Guarda, guarda, delle gambe, hai visto? Guarda. Delle mani, guarda, tutto funziona a meraviglia, tutto. No. Sei d'accordo? Ma certo che sei d'accordo. Invece Anna no, non capisco da cosa le viene questa ossessione, questa stupida ossessione, ridicola per giunta, sì, ridicola. Anna non è mai stata in grado di valutare le situazioni in realtà, questo è il suo problema. È sempre stata così, fin da piccola. Non è molto sveglia, no, non molto, non molto intelligente. Ha preso dalla madre. Andrea, io credo che Anna cerchi solo di fare le cose al meglio per lei. Al meglio, al meglio. Io non l'ho chiesto niente. Vieni qua, vieni qua. Non capisco cosa stia tramando contro di me, ma Anna sta tramando, lo so. Ho sospetto che voglia mettermi in una casa per... Ho diversi indizi. È questo che ha in testa. Me l'ha quasi detto l'altro giorno. Ma voglio essere molto chiaro. Non lascerò il mio appartamento. No, non lo lascerò. Ma questo non è il suo appartamento, Andrea. Scusi? E si ricorda che è venuto qui? Cioè, voglio dire che è venuto qui, in casa nostra, in attesa di... In attesa di cosa? Sì, in attesa di trovare una nuova badante. Perché con l'ultima ha litigato Isabella. Ah sì? Eh sì. Ricorda. Per questo motivo ora è qui, in casa nostra, in attesa. E lei Antonio? Piero. Antonio, Piero. Mi sta dicendo che questa è casa sua? Sì. Ah, ah, cosa mi tocca sentire? Eccomi, ho fatto più in fretta che ho potuto. Tutto bene? Ma che succede? Niente di speciale, solo tuo padre che mi sembra un po' disorientato. Credo avesse voglia di vederti. Qualcosa non va, papà?
Papà, ti senti bene? Papà! Io, papà! Eh sì! Cos'è questa storia? Ma di cosa parli? Dov'è Anna? Scusa? Anna, dov'è? Ma papà, sono qui! Ma sono qui, ma... Ero scesa un attimo a comprare qualcosa da mangiare, ma... Adesso sono tornata e va tutto bene. Beh, sì. Sì, sì. Sì, va tutto bene, va tutto molto, molto bene. Cosa hai comprato? Un pollo, ti va? Hai fame? Perché no, se non c'è nient'altro? Ah, no, 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 no. Dai, a me ci penso io. Grazie. Piero mi ha chiamata e mi ha detto che non ti sentivi bene. Mi sento benissimo. Solo che... Voglio dire... C'è qualcosa che mi sfugge, voglio dire, in tutta questa storia. Che cosa? È difficile da spiegare, è difficile. Non capiresti. No, invece sì. E invece no. Sembri preoccupato. Io? Sì, 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 sembri preoccupato. Va tutto bene? Va tutto bene. Solo che... Solo che cosa? Ero seduto qui, stavo tranquillamente in salotto, stavo cercando un numero di telefono, quando all'improvviso è arrivato tuo marito. Chi? Tuo marito. Quale marito? Tesoro, il tuo, non certo il mio. Antonio. Tuo marito! Ma papà, io non sono sposata! Cosa? Ho divorziato da più di 5 anni, ma non te lo ricordi? Ma allora quello chi era? Ma chi? Ma lo fai apposta o cosa? Sto parlando di quello che è entrato in cucina col pollo. Col pollo, papà? Che cosa stai dicendo? Adesso un minuto fa c'è stato quello che ti ha preso il pollo dalle mani. Il pollo? Avevi un pollo tra le mani appena un minuto fa. Un pollo. Ma di che pollo parli, papà? Mi preoccupi, Anna. Io? Sì, credimi, mi preoccupo. Oh. Non te lo ricordi? No, lei non se lo ricorda. Ma hai problemi di memoria o cosa? Devi farti vedere, amica mia. Ti sto parlando di un fatto accaduto non più di 2 minuti fa, orologio alla mano. Ce l'ho. Un pollo per cena che hai comprato tu. Papà, dove vai? No, guarda che ti stai sbagliando, non c'è nessuno in cucina. È incredibile, era qua 2 minuti fa. Ma chi? Niente, è sparito. Papà? No. Si deve essere nascosto da qualche parte. Ah, oh, sì, uomo col pollo. Tuo marito? Ma perché ridi? Perché ridi? No, scusami per niente. Mi farete impazzire con tutte queste vostre storie. No, no, calmati. Mi devo calmare? Sì, ti devi calmare. Calmati. Vieni, vieni, che ci mettiamo lì. Vieni. C'è qualcosa che non torna. Ma no, vieni. Credimi, Anna, c'è qualcosa che non torna. Ma no, adesso mi seguo qui vicino a te. Oh, su, non ti preoccupare, vedrai che tutto tornerà a posto. Non lo so. Ma sì, non ti preoccupare. Ma hai preso le medicine? Ma che c'entra? Adesso prendiamo le medicine, quelle della sera, e poi vedrai che ti sentirai meglio. Da un po' di tempo succedono cose strane intorno a noi, non te ne sei accorta? C'era quell'uomo che insisteva a dire che questa non è casa mia. Un uomo con una faccia proprio antipatica. Un po' come tuo marito, ma in peggio. Ah, nel mio appartamento, ti rendi conto? Questa è davvero bella? Nel mio appartamento? Ah,
mi diceva che, insomma, io sono a casa mia qui, Anna, no? Sono a casa mia qui, eh? Rispondimi, Anna, è il mio appartamento questo? No. No, ma che non è ancora arrivata? Sì, sarà qui da un momento all'altro, spero. Sì, lo so. Sì, speriamo che vada tutto bene questa volta. Eh? Sì, sì. No, no, tu non ti puoi neanche immaginare quanto sia difficile. Sì, l'altro giorno no, non mi ha nemmeno riconosciuta. Sì, amore, lo so. Lo so, ci sei tu per fortuna. Sì. No. No, 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 davvero. Non vedo altre soluzioni, davvero. Ecco, starò suonando. Sì, amore, deve essere lei. Sì, ti devo lasciare. D'accordo, baci. Anch'io. Anch'io, tanto. Permesso? Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono troppo in ritardo? No, vero? No, 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 per niente. Venga, venga pure. Io l'aspettavo. No, 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 aspetti. Lei si accomodi. Sì. Comunque, grazie per essere venuta oggi. È normale. Mio padre è in camera sua. Io vado a chiamarlo. Vuole qualcosa da bere? No, grazie. E allora si mette a comodo un minuto, sì. Dicevo, io credo che lui sia un po' contrario all'idea. È normale. E questo scatena in lui un qualcosa di... Insomma, io credo che lui ce l'abbia un po' con me. Oh, glielo dico per avvisarla, perché sa, potrebbe avere anche delle reazioni sorprendenti. Allora, finora lui ha vissuto solo? Sì, 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 in un appartamento non lontano da qui e... Ed era comodo e passava a trovarlo quasi tutti i giorni. Poi, sa, col tempo le cose sono cambiate, ci siamo anche dovuti organizzare in maniera diversa, insomma, non è stato più possibile, ecco. Sì, lo capisco. Sa, lui ha avuto anche diverse... badanti. Sì, però poi non è mai riuscito ad andare d'accordo con nessuna di loro. Ha un bel caratterino, sa. Sì. Sì, insomma, è stato tutto piuttosto surreale. Sì, surreale, direi, ed è per questo che poi io a lui l'ho fatto venire qui a casa mia, perché mi sembrava più comodo per lui, ma poi anche per me, ma poi insomma... Io da sola non ce la faccio, davvero è troppo faticoso. E poi insomma dovrei anche lavorare, insomma avrei bisogno di un aiuto. Ha suonato la porta! Sì, giusto. Papà. Papà, vorrei presentarti Laura. Signore, buongiorno. Papà. Papà, ti avevo detto che Laura sarebbe passata oggi perché tu potessi incontrarla. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Lei è bellissima. Grazie. Ma noi ci conosciamo? Ci conosciamo, no? Ma chi noi due non credo proprio. È sicura? Credo di sì. No, perché mi ricorda qualcuno. No, davvero? Sì, no. No, perché mi... Mi sembra d'averla già vista. No, ma può essere, solo che adesso non saprei dirle precisamente io. Papà, Laura è passata oggi per capire un pochino come vivi e per vedere in che modo potrebbe esserti d'aiuto. Lo so, mia cara, me l'hai già detto 100 volte. Mia figlia ripete sempre le stesse cose. Sa come succede? È l'età. Posso offrirle qualcosa da bere? No, grazie, però è gentile. Sicuro un aperitivo? Dovrebbe quasi essere l'ora dell'aperitivo. Che ore sono? Sono le... Anna, l'orologio. Anna. Torno subito.
va a prendere il suo orologio? Sì, ho sentito. Beh, sì, sa, è un uomo molto puntuale, sa. Anche se lei lo vede così in pigiama a metà pomeriggio. E forse allora ha fatto un riposino? Sicuramente. No? Sì, sì, certo. Guardi che a me sembra un signore molto gentile. Sì, sì, non sempre. Ma la maggior parte del tempo sì, è gentile, insomma, ha il suo bel carattere. È meglio così. È proprio come pensavo. L'ora dell'aperitivo. Vede, io ho due orologi. L'ho sempre avuti due. Uno al polso, l'altro dentro la testa. È sempre stato così. Cosa desidera, signorina? Papà. Che c'è? Avrò pure il diritto di offrire qualcosa alla nostra ospite o no? Dicevamo? Cosa desidera, signorina? Cosa prende lei? Un whiskettino. Allora anch'io. Molto bene, allora Anna ci prepari due whisky. A te non lo chiedo nemmeno. Non bevo alcolici, mai. Mai, mai, è vero. Mai. Neanche un goccio. Per questo il suo umore è molto... Molto? Sobrio. Oh. Sua madre era uguale. Sua madre era la donna più sobria che abbia mai conosciuto. Mentre la sorella minore, lei era tutta un'altra cosa. Scusi, ma lei ha due figlie? Sì, ma da molto tempo che non ho più notizie dell'altra. Elisa. E dire che era la mia preferita. Tu hai qualche notizia? Non capisco perché non dà mai sue notizie. Una ragazza brillante, pittrice, artista. Hai questo whisky? Grazie. Venga. Io darei tutto per un bicchiere di whisky. Lei no? Io sì, anche se non è che abbia un granché. Ah no? No. E cosa fa nella vita? Mi occupo degli altri. Ah, degli altri? Sì. Aiuto chi ne ha bisogno. Proprio come quella ragazza che tu non vedi l'ora di affibbiarmi. Deve essere un mestiere difficile il suo stare tutto il tempo presso del... Io non ce la farei. Mi dica di lei, cosa ha fatto nella vita? Ballerino. No, davvero? Sì. Papà. Che c'è? Ma dai, su. Ma sei un ingegnere. E tu che ne sai? Ballerino di tip-tap essenzialmente. No, non ci credo. Sembra sorpresa. Beh, un po' sì. Perché non mi immagino come ballerino di tip-tap. Non è questo, è solo che io ho sempre adorato il tip-tap. Anche lei? Sì. Sono ancora in gamba, sa dire la verità. Uno di questi giorni le farò una piccola esibizione. Con piacere. Oddio, attento. Prego. Bravo. Perché ride? No, scusi, davvero, mi dispiace. No, lei non mi crede. No, come non le credo, solo che mi sembrava solo un po'... Che? È il whisky, facciamo adesso, così. Adesso ho capito chi mi ricorda. Da chi, papà? Mi ricorda Elisa, la sua età. Elisa? L'altra mia figlia, la più piccola. Un angelo, non trovi? Non saprei. C'è qualcosa, sì. Beh, sì, d'accordo, può darci. C'è qualcosa, sì. Quel modo insopportabile di ridere come una cretina. Siete rimaste male, eh? Sono fatto così, mi piace sorprendere il prossimo, una forma particolare di umorismo. Dovete capire, la situazione è molto semplice. Vivo in questo appartamento da molto tempo, ci sono affezionato, l'ho comprato quasi 40 anni fa, non so se riuscite a capire. Voi non eravate neanche nate. Appartamento grande, molto gradevole, molto grande. E ci sono stato felice. Per farla breve interessa molto a mia figlia. Ma che cosa stai dicendo, papà? Spiego la situazione. Mia figlia ritiene che non sia in grado di cavarmela da solo. Allora è voluta stare da me con la scusa di aiutarmi, insieme a quell'uomo che ha incontrato non molto tempo fa dopo il divorzio e che ha su di lei una pessima influenza. Questo va detto. Ma che cosa stai dicendo, papà? E adesso mia figlia vorrebbe convincermi che io non sia in grado di cavarmela da solo. La prossima mossa sarà quella di spedirmi non si sa dove. O meglio, io so dove.
Lo so. Ed è evidente che il sistema più pratico per impadronirsi del mio appartamento. Papà, per favore. Ma non andrà così, è meglio che ve lo dica subito. Non ho nessuna intenzione di andarmene a breve, proprio no, anzi, conto di seppellirvi tutte e due, esattamente, seppellirvi tutte e due. Quanto a lei, signorina, non ne sono sicuro, ma mia figlia se ne faccio un punto d'onore. Sarò io ereditare da lei, non il contrario. Il giorno del suo funerale farò un discorsetto per far capire quant'è la manipolatrice senza cuore. Laura, mi dispiace, davvero. Perché? La signorina ha capito benissimo, sento che non capisci. Sono mesi che cerco di spiegare a mia figlia che me la capo benissimo da solo. Ma lei non vuole darmi retta, non vuole sentirlo dire, non vuole! Allora, già che lei, signorina, ora è qui, il suo compito consiste appunto nell'aiutare gli altri. Forse potrebbe aiutarmi, spiegando a mia figlia come stanno le cose. Non ha bisogno di essere assistito da nessuno. E non lascerò questo appartamento. Voglio solo essere lasciato in pace. Se lei fosse così gentile da spiegare tutto questo a mia figlia, le sarei estremamente grato. E adesso... È stato bello. Ma vi devo lasciare. Quelli sono pochi spicci. Compratevi quello che volete. Beh, me l'ha detto lei che aveva un bel caratterino, eh? E non era tanto per dire. No, mi dispiace. Guardi che è normale che reagisca in questo modo. No, mi dispiace, davvero. Anna, andrà tutto bene. Davvero, ne sono sicura. Solo è lei che non se la deve prendere in questo modo. Andrà tutto bene. Lei crede? Non riuscivo a dormire. Ero stanca. Ero così stanca che non riuscivo a prendere sonno. Allora mi sono alzata e sono andata in camera sua. In camera di papà. Dormiva. Aveva la bocca aperta. Sembrava un bambino. Era tranquillo. Tanto tranquillo. E poi non so che cosa mi è preso, una specie di ondata d'odio, e gli ho appoggiato le mani sul collo. Dolcemente. Sentivo il battito del cuore sotto le mie mani. Erano come piccole farfalle. E poi le ho strette. Le mani. Stringevo. Forte. Non ha aperto gli occhi. Non ha chiuso la bocca. Si trattava solo di insistere un po', un minuto appena. Insistere. Immobile. Era tutto stranamente dolce, dolce e immobile. Quando ho allentato la pressione, quando ho tolto le mani, ho sentito che era tutto finito, che non respirava più. Le farfalle erano volate via, sì. Aveva un mezzo sorriso. Era morto. Era morto, ma era come se mi dicesse... Grazie. No, è andata bene, credo. Ha detto che inizierà domani. Qui da noi? Sì. Meno male. Sì, per un primo giorno di adattamento. Oh, mamma mia. Avevo tanta paura che succedesse qualcosa. Ma in fin dei conti no, lui è stato gentile. Ah sì? Sì, lei è molto dolce. Voglio dire, lei è competente. E lui le ha fatto anche un po' la corte. Davvero? Ah sì, dovevi vederlo. Le ha raccontato che sapeva ballare, che era un ballerino di tip-tap. No. Sì. E lei si è messa a ridere, sai? Sì, ma non per scherno. No, c'era in lei un qualcosa di... benevolo. Sì,
Sì, è questo che mi ha tranquillizzata. Non so come dire, è come se lei avesse la capacità di... No? Insomma, è come se loro due un giorno potessero andare d'accordo. Oh. Ah, lui dice che lei assomiglia tanto a Elisa. Ma sì? Sì. E quanti anni ha? 30 o qualcosa del genere. È carina? Ma perché ti interessa? Ma cos'hai? Ah, io? Sì, hai l'aria strana. Se è andato tutto bene, è una buona notizia, no? Sì, sì. E allora cos'hai? Dimmelo. No, è che... Cosa? È che prima, quando non mi ha riconosciuta, quando... Quando sono andata giù a fare la spesa, mi ha fatto effetto. Lo capisco. E tutto questo è... È molto duro. Dai, vieni qui. E l'ho visto dal suo sguardo, sai, non mi riconosceva per niente. Ero come, hai presente? Un'estranea per lui. Bisogna abituarsi. E io non ci riesco. Io trovo che ci riesci benissimo. Non è vero, ti sbagli, ti assicuro. Io ho come l'impressione di che non ci riuscirò mai. Poi non fa altro che parlarmi di Elisa, di Elisa, di Elisa, di Elisa, di Elisa. Io non so più che cosa dirgli, ti giuro, io non ne posso più. Coraggio! Oddio. L'altra notte ho fatto un incubo atroce. Ho sognato che lo strangolavo. Hai messo il pollo nel forno? Sì. Sarà pronto tra 10 minuti. Hai fame? Io no, e tu? Dimmi di te, com'è andata la tua giornata? Andiamo a tavola tra 10 minuti, papà, va bene? Sì, sì, va tutto molto, molto bene, ma... Buongiorno. Hai fame, papà? Sì, sì, ma abbiamo ospiti questa sera? No, perché? No, niente, niente. Come è andata la giornata, mi hai chiesto? Ho fatto parecchie riunioni, niente di particolare. Siamo sempre in attesa della risposta di Simone, sempre più lungo del previsto. Spero che riusciremo a firmare a fine mese. E tu? Amore. Io te l'ho detto, è venuta qui Laura, vero papà? Laura è venuta qui da noi poco fa. Chi? Laura, papà, la ragazza che è venuta a trovarci oggi. Ah, sì? Sì. E poi dopo sono rimasta qui a casa. Non hai lavorato? Poco, sono rimasta qui con papà. Qualcuno ha visto il mio orologio? Non lo trovo più. Oddio mio, ancora. È da un po' che lo cerco. L'avrai messa in cucina, papà, nel tuo nascondiglio, no? Ma di cosa parli, Anna? Oh. Non capisco davvero di cosa parli. Quale nascondiglio? Non c'è nessun nascondiglio, non c'è. Non c'è nessun nascondiglio, non c'è. Non c'è. Non capisco davvero cosa dici. Vieni qui, vieni qui. Ma non potresti essere un po' più discreta? Hai cercato in cucina? Ho cercato, ma non c'è. Devo averlo smarrito da qualche parte, oppure me l'hanno rubato. Ma no, papà. Perché dici ma no? Deve pure essere da qualche parte, non può essersi volatilizzato così nel nulla. Perché dici ma no? Mentre magari qualcuno me l'ha rubato il mio orologio. Papà, vuoi che io vada a cercarlo? Sì, grazie. Se non ti secca. Perché questa storia mi agita. Mi agita. Io perdo tutte le cose, tutti ne approfittano. Se continua così resterò nudo, completamente nudo. Non saprò più che ore sono. Che ore sono? Torno subito. La disturbo. Scusi? Mi scusi, non la disturbo, vero? No. Saprebbe dirmi che ore sono? Sì. Grazie. E che ore sono? Quasi le 8. Già? È quasi ora di andare a tavola allora. Sì, appena sarà cotto il pollo, tra 10 minuti. Mangiamo pollo questa sera? Sì, quello che ha portato Anna poco fa. È molto bello quell'orologio, ma molto molto bello quell'orologio lì, quello lì. Ma voglio dire,
È suo? Le appartiene? Sì. Posso vederlo? Allora. Pare che sia andato tutto bene, no? Sì, tutto molto molto bene. Cosa? Beh, il suo incontro con la badante. Sì. È molto vero? Bene. È vero che somiglia Elisa? Ah, sì. Non saprei, io non l'ho mai conosciuta. È andata bene, molto, molto, molto bene. Anna sembrava contenta. Io lo faccio per lei, soprattutto per lei. Io non ne avrei bisogno, lo faccio per lei. Posso vederlo? Ha ragione. Per lei è una cosa importante. Anna è molto preoccupata. Si dispera quando lei litiga con le badanti. Insomma, speriamo che questa volta vada tutto bene, no? Andrea, mi auguro che si trovi bene con questa nuova badante e che la... e che la... e che l'accolga più calorosamente del solito. Ma cos'ha da guardare il mio orologio? Lo guardavo. È bello, molto, 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 molto bello. Ma voglio dire, lei l'ha comprato? Mi scusi? Cioè, è un regalo o l'ha comprato? L'ho comprato, perché... E immagino che non abbia conservato la fattura. Ma di cosa parla? Del suo orologio, no? Io le stavo parlando di Anna. Lei la conosce? Voglio dire, voi siete... Lei è il suo... Io sono il padre, piacere. Immagino che avremo modo di vederci spesso se lei è il suo nuovo... Se è dura tra di voi. No, perché tra me e Anna non ha mai funzionato. Che dice questo? E così non andiamo d'accordo, al contrario di Elisa, l'altra mia figlia. Lei è meravigliosa. Sono mesi che non la vedo. Viaggia, credo, fa il giro del mondo e ha molto successo. Quindi non posso rimproverarla. Pittrice, fa la pittrice. Quindi è normale che... Ma sarei tanto contento se un giorno venisse a trovarmi. La stringerei tra le braccia, resteremo appiccicati per ore, come facevamo tanto tempo fa, quando era piccola, e mi chiamava Paparino, il mio Paparino. Paparino, sì? Così mi chiamava. È bello, no? Il mio Paparino. Posso farle una domanda? Sì. Ma vorrei che mi rispondesse francamente. Senza fare il furbo. Riesce a fare questo per me? Sì, certo. Dunque, ha intenzione di rompere le palle a tutti ancora per molto tempo? Ti devo parlare, papà. Cominciamo bene? No, perché dici così? Perché quando uno ti dice ti devo parlare, vuol dire che ti deve dire qualcosa di sgradevole. Non trovi? No, non sempre. Dunque, sentiamo, cosa devi dirmi? No, nulla, nulla. Nulla, nulla. Nulla. Ho parlato con Piero. Piero? Piero, papà, gli ho parlato. Tuo marito? No, papà, non è mio marito, sono divorziata. No, fammi capire una buona volta. Papà, ho divorziato da Antonio 5 anni fa e ora vivo con Piero. Piero, l'uomo con cui vivo. Non mi convince quel tipo, antipatico. A me non convince. Papà non è un tipo, è l'uomo che io amo. Insomma, papà, io gli ho parlato e tu sai, no, che in un primo tempo eri venuto qui a stare da noi per... Insomma, sì, te lo ricordi, no? In attesa di... Perché, sì. Sì, perché avevi litigato con Isabella. Ecco, allora, io adesso mi chiedo se non sarebbe meglio che magari tu... Stai bene nella tua camera, papà? Ti trovi bene? Sì! Sì, sì, lo penso anch'io. E allora io mi chiedo se non sarebbe più gradevole... Ma io dico, ma... non sarebbe più piacevole se decidessimo insieme che tu resti a vivere qui con noi, voglio dire, per sempre? No, 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 aspetta, no, no. A condizione di avere un aiuto, così ci potremmo vedere tutti i giorni.
E sarebbe molto più semplice. E ne ho parlato con Piero. E anche Piero è d'accordo. Che ne pensi? Io credevo che tu ti volevi trasferire a Londra. Dio, papà, ma perché non la smetti di parlare di Londra? Io resto qui, a Parigi. Non ci capisco più niente, con te cambi sempre idea, è difficile starti dietro. Sì, ma io non ho mai parlato di Londra. Ma già sì, me l'hai detto. E invece no. Credi, non me l'hai detto l'altro giorno. Non te lo ricordi? No. Ah, lei non se lo ricorda. Anna, ho l'impressione che da un po' di tempo tu abbia problemi di memoria. Te lo dico io, mi preoccupo per te, ma non te ne sei mai accorta. In ogni caso, io non vado a Londra. Meglio così, piove tutto l'anno a Londra. Resto qui e anche Piero. E io? Anche tu, papà, resti qui. E tua sorella dov'è? Papà? Che c'è? Sapessi quanto mi manca. È malato, Anna. È malato. Papà. Papà, che cosa fai lì in piedi? Vieni a sederti. Papà, vieni qui, dai. Vieni qui. Forza, vieni a sederti, dai. Dunque è andata bene? Sì, è andata molto bene. Eh? Sei d'accordo con me, papà? Su cosa? È andato bene il tuo incontro con Laura? Sì. Sì, sì. L'hai fatta molto ridere. Sì? Sì, ha detto che ti ha trovato adorabile. Sì, sì, ha detto che hai un bel caratterino, ma che sei adorabile. Sono proprio le sue esatte parole. E deve tornare domani mattina per iniziare a lavorare con noi. Ne vuoi ancora un po'? Sì, è buono quel topolino, è buono. Dove l'hai comprato? Qui sotto. Ah. Perché? No, niente, buono, molto buono. Piero? No, grazie. Starà qui tutto il giorno, no? Voglio dire... Sì, fino alle 6. E dopo? Come dopo? Dopo le 6? Dopo ci sono io. È contento, Andrea? Di cosa? Ha una figlia che si occupa bene di lei, no? Lei è fortunato. Anche lei è fortunato. Crede? Ma che cos'ha? Anna è stanca. Avrebbe bisogno di un po' di sole. Dovresti occuparti di lei. Perché non fate una vacanza? Perché? Vuole che le dica perché? A volte mi chiedo fino a che punto lo fa apposta. Cosa? Niente. No. Dovevamo partire 10 giorni fa per la Sardegna, ma all'ultimo momento abbiamo dovuto annullare la vacanza. E lo sa perché? Perché lei aveva litigato con Isabella. Isabella? Sì, sì, sì. Sì, quella ragazza che si occupava di lei, prima di Laura, non se la ricorda. Non potevamo partire e lasciarlo qui da solo a Parigi. Abbiamo dovuto annullare all'ultimo momento la vacanza e farlo venire a vivere qui, a casa nostra. E ora si parla di una sistemazione definitiva, se non ho capito male. Non se lo ricorda, è pazzesco. Smettila. Cosa? Ti trovo un po'... Un po' cosa? Sarcastico. No, al contrario, Anna, io penso di avere molta pazienza, molta, credimi. Ah sì? E che cosa vuoi dire? Niente. No, no, dimmi, dimmi perché dici che pensi di avere molta pazienza. Penso che un altro al posto mio... Sì? Un altro ti avrebbe costretta... A fare cosa? A fare quello che è necessario, Anna. Necessario. E sarebbe?
Lo sai. Dov'è il pollo? Hai portato via il pollo. Sì, papà, ne vuoi ancora? È in cucina? Sì, te lo vado a prendere io subito. Non ti muovere, vado io. Vado io, vado. Ma tu perché parli così davanti a lui? Cosa ho detto? Tanto lui dimentica tutto. Ti sembra un buon motivo? Ascoltami. Io capisco quello che provi. No, tu non capisci. Invece sì. Quello che non capisco è... Insomma... Tu fai tante cose per lui. Io ti rispetto per questo. Tu hai deciso di farlo venire a vivere qui, a casa nostra. Perché no? Ma, come dire, credo sinceramente che dovresti pensare a un'altra soluzione. Delira completamente, Anna. Non parlare così! Ma come vuoi che parli? Io ti dico la verità. Sarebbe? Bisogna pensare a un'altra soluzione. Bisogna metterlo in un istituto. In un ospedale? Sì, in un istituto specializzato. Sarà meglio per lui. Ma perché me lo dici proprio oggi? Sapendo che domani arriva quella lì. Ma sì, hai ragione. Vedremo. Può darsi che si trovi bene con questa nuova ragazza. Hai detto che ti ha fatto una buona impressione. Ma credimi, Anna, arriverà il giorno, a prescindere da questa o quella ragazza. È malato, Anna. È malato. Papà? Papà, che cosa fai lì in piedi? Vieni a sederti. Papà, vieni qui, dai. Vieni qui, forza. Vieni a sederti, dai. Dorme? Sì, finalmente. Che giornata! Già, sì. Che hai? Mi ha chiesto di cantargli una ninna nanna. Ci puoi credere? Mi ha chiesto di cantargli una canzone. E poi ha chiuso gli occhi. E si è addormentato con la bocca aperta, sembrava un bambino, era tranquillo, era tanto tranquillo. Ha sentito? Voglio dire... Beh, sì, l'hai visto anche tu, era qui. Per forza che ha sentito. Ma non ti ha detto niente? No. Aveva un'aria triste, però un bambino sembrava, ti dico... Mi ha chiesto di cantargli una ninna nanna e mi sono venute le lacrime agli occhi. Lo capisco. Perché pensavo all'uomo che è stato, a quando ero bambina che mi faceva paura. Era autoritario, sai? E invece adesso è qui che mi chiede di cantargli una ninna nanna e si addormenta. È difficile da credere. È triste, è profondamente triste. Ce n'è... Ancora un po'? Sì. Vuoi? Sì, grazie. Era così strano stasera. Sai come la penso? Mi preoccupa, sai? Ti va se cambiamo discorso? Hai ragione, scusami, davvero hai ragione.
È buono questo vino, vero? Sì. Sai, ho ripensato a quello che tu mi hai detto prima a proposito di... quando mi hai detto che sarebbe meglio metterlo in un istituto specializzato. Mm-hmm. E mi sono detta che forse hai ragione, forse... E in fondo hai ragione tu. Se ho dormito bene, ho dormito bene. Ma che ne so io? Immagino di sì. Ecco qua. Non ho messo lo zucchero. Mi porti lo zucchero? Sì, lo porto io. Grazie, la mattina metto sempre lo zucchero nel caffè, la mattina metto due zollette nel caffè. È molto semplice, ci sono due tipi di uomini, quelli che mettono lo zucchero nel caffè e gli altri. L'importante è capire a quale categoria uno appartiene. Io appartengo alla categoria di quelli che non mettono lo zucchero, mi dispiace, ma è così, punto. Mi porti lo zucchero? Sì, sì, arrivo. Ma certo che non ho dormito bene per niente. Ho fatto un incubo. C'era un uomo che si introduceva a casa mia, me lo trovavo davanti. Lui pretendeva di essere in casa sua, pretendeva di essere tuo marito o qualcosa del genere. Mi minacciava. Quel caralino lì, chi l'ha messo lì? Chi l'ha messo lì, quel caralino? Anna, potresti almeno chiedere il mio parere prima di Anna? Oh, ma eccolo lo zucchero. Allora? Ecco qua, due zollette. Anna dov'è? È uscita. Davvero già? Sì. E che ore sono? Però poi torna verso sera. No, aspetta, no. Un attimo, prendo le medicine. Aspetti! Un attimo! Aspetti lei, vado a prendere le medicine. Sì, vabbè. Ho di nuovo perso l'orologio. Oh, porca miseria, avrei dovuto mettermi qualcosa prima del suo arrivo. Sono impresentabile, in pigiama. Boh. No! Che ore sono? È l'ora delle medicine. Smack! Ma non è meglio prenderle adesso, è d'accordo con me? Cosa fatta, capo? Ah! Bravo. Allora, oggi sono tre. Ecco qua. Che poi oggi c'è anche quella che le piace tanto, quella piccolina. Quella blu. La pasticchetta blu! Eh sì, ma è la pasticchetta blu! È un bel colore, non trova? Posso farle una domanda? Sì. Lei è una suora? No. Allora perché mi parla come se fosse un demente? Non le parlo assolutamente così, io, al contrario, semmai. La pasticchetta blu, la pasticchetta blu! Va bene, però non pensavo di offendere. È molto sgradevole. Se ne accorgerà quando avrà la mia età, che arriverà molto presto, tra l'altro. È molto sgradevole. Allora facciamo così, non lo farò mai più, d'accordo? La pasticchetta blu. Non ho notato niente? Non so, di cosa parla? Secondo lei è dell'appartamento, no? No, cosa c'è? È diverso. Le sembra? Quel carolino di chi l'ha messo lì? Ma non lo so, però suppongo sua figlia. Ovviamente mia figlia, ovviamente. È incredibile, nessuno che mi chiede mai un parere qui, io. Lei lo sa cosa si sta tramando a proposito del mio appartamento? No. Io lo so. Occhi per vedere, orecchie per sentire, io so tutto! A proposito, volevo scusarmi se sono stato l'ultima volta che ci siamo visti. Forse sono stato troppo o troppo poco? Non si preoccupi. Poi sa che sua figlia mi ha avvertito?
Me l'ha detto, ha un bel caratterino. Però sa che cosa le ho risposto io? No. Io le ho risposto che per me è meglio così. Grazie. Lei è così gentile, lei. È incredibile. È incredibile come lei, lei proprio lei, assomigli a Elisa, l'altra mia figlia, non Anna. Elisa, quella che amo. Sì, Anna mi ha raccontato quello che è successo. Aspetti un attimo, aspetti. Mi dispiace tanto, non lo sapevo. Cosa? Dell'incidente. Quale incidente? Eh? Di cosa parla? Di niente. Allora, adesso prendiamo la pasticchetta blu e poi ci andiamo a vestire, va bene? Lo vede? Cosa? Lo vede quello che mi ha appena detto? Cioè? Mi ha parlato come se fosse un demente. Ah, no. E invece no. Sì, andiamo a vestirci, la pasticchetta blu. Si dà il caso che io sia molto intelligente, sì. Molto. Venga. Buona! A volte mi stupisco io stesso. Viene a tenerne conto, lo capisce? Sì. E io ne terrò conto. Grazie, è la verità, sono molto. A volte mi stupisco io stesso. Una memoria d'elefante, l'animale. No, aspetti, si è dimenticato le pasticche un attimo. È vero, cosa ci fanno ancora qui? Ma insomma, le prendo ancora un po' d'acqua. Non si disturbi inutilmente, le prendo con... Con? Faccio vedere col caffè. Ma è sicuro? Assolutamente, non si muova, non si muova, non si muova. Si giri, mi guardi. Si prenda 2 minuti di vacanza. Mi sta osservando? Non mi perda di vista, è concentrata. Stia a vedere. Sono 3. Eccole qua, guardi. 1. Ah, ecco. A 2. 3. Ah, amico, amico. Ho visto, il caffè, ho visto. Il caffè, il caffè. Ah, guardi. Guardi, guardi. Ecco fatto. Oh, bravo. Beh, sì. Sì, ho bazzicato un po' il circo quando ero giovane. Sì, eh? Ero molto portato. Soprattutto per la magia. Piace la magia? Sì. Vuole che le faccia un giochetto? Sì. Servirebbe un mazzo di carte, lei ce l'ha? No. Ce ne dovrebbe essere qualcuno da qualche parte, bisognerebbe cercarlo. Fiori quadri, cuori picche. Ho sempre amato le carte. Before my marriage I play sometime with my friends all night long. Come ha detto? Ho sempre amato le carte. Prima di sposarmi giocavo spesso con i miei amici, a volte fino all'alba, cuori quadri, fuori picche, chip, passo, chiudo, buio contro buio, tris, full, chip, quante carte? 2, io servito, chip, le faccio un gioco che non ha mai visto, un gioco di prestigio che ho inventato io, vedrà, no, non vedrà un bel niente. Solo fuoco. Andiamo a vestirci? No. E invece sì. Adesso no. Andiamo. A che serve? Tanto dovrò rimettermi in pigiama più tardi. Tanto vale non perdere tempo. Ma se lei resta in pigiama adesso noi non possiamo uscire. E dove vuole portarmi? Al parco. Parco. È una bella giornata, sì. Oggi. Sì. Tutto bene? Tutto bene, stavamo andando a vestirci, sì. Vero? Viene con me. Andiamo. Va tutto bene, Andrea? O qualcosa non va? Le volevo appunto parlare. A me? Sì.
Bene, allora, io intanto vado a preparare i vestiti. Aspetti! Torno subito. Non mi lasci solo. Ma io vado solo un attimo di là. Torno subito. Le posso fare una domanda? Sì. Ma vorrei che mi rispondesse francamente, senza fare il furbo. Riesce a fare questo per me? Sì, certo. Dunque, ha intenzione di rompere le palle a tutti ancora per molto tempo? Io? Sì, lei. Vorrei conoscere il suo pensiero. Sarei curioso di sapere se ha intenzione di romperci le palle ancora a lungo. Mi spiego meglio. Intende continuare a rovinare la vita di sua figlia? O è possibile sperare in un comportamento più ragionevole nei prossimi giorni? Ma di cosa parla? Ma di lei, Andrea, sto parlando di lei! Ma cosa fa? Non le consento? Non mi consente? No! E che mi fa se lo rifaccio? Io? Sì? Dovrà vedersela con me, fisicamente! Ma lo sa che mi sta tentando? Vede, anche io non consento una cosa. Rompere le palle alla gente, passata una certa età. Ma cosa fa? Non si permette. Proprio non lo sopporto, lo trovo molto sconveniente alla sua età. Ma cosa fa? La smetta, sa? Va bene, la smetto. Se la prende così. Ma spero di essere stato chiaro. Che il messaggio sia arrivato. Altrimenti sarò costretto... A cosa? No, fermo! Ma secondo lei? Eccomi! Non ho trovato il tuo orologio, papà. Lo cerchiamo dopo, perché adesso è pronto il pollo. Possiamo metterci a tavola. Papà? Papà, che succede? Eccomi! Non ho trovato il tuo orologio, papà. Lo cerchiamo dopo, perché adesso è pronto il pollo. Possiamo metterci a tavola. Papà? Papà, che succede? Ma che cos'ha? Non lo so. Papà, che cos'hai? Non sta bene? Io? No, papà, guardami. È per l'orologio? Papà, è per questo? Papà, ma non ho avuto il tempo di cercarlo, ma lo ritroveremo, te lo prometto. Non ho avuto il tempo di cercarlo, ma ti prometto che lo ritroverò. No, ti prego, papà, non piangere. No, vedrai che andrà tutto bene. Sì. Adesso ci mettiamo a tavola e mangiamo il pollo, d'accordo? Sì. Sì, a te piace il pollo, vero? Che ore sono? Sono le 8, papà, è ora di mangiare. Di sera? Sì, papà. Ma io credevo fosse mattina, mi sono appena alzato, sono in pigiama. No, papà, è sera, ti ho preparato il pollo. Lasciami! Siediti! Dai, su, mangiamo. Paparino. Paparino mio. Ce n'è ancora? Sì. Vuoi? Sì, grazie. Era così strano stasera. Sai come la pensi? Mi preoccupa, sai? Ti va se cambiamo discorso? Sì, hai ragione, scusami davvero. Scusa. No, è buono questo vino, vero? Sì. Sai, ho ripensato a quello che tu mi hai detto prima a proposito di...
Sì, quando mi ha detto che sarebbe meglio metterlo in un istituto specializzato. Mm? E mi sono detta che forse hai ragione, forse in fondo hai ragione tu. Credo di sì. È che mi ha fatto tanta paura vederlo così stasera. Sì. E ho come anche l'impressione che tu gli faccia paura. Lo so. E se fai così mi fai paura anche a me. Andiamo. Piantala di dire sciocchezze. E non aver paura. Credimi. È la decisione migliore. Dopo potremmo ritrovare un po' di leggerezza. Oddio! Fare un viaggio. Non hai voglia di partire? Dove? Non lo so. Lontano. Noi due? Vivere. Credimi, non è alcun motivo di sentirti in colpa. Non ha senso. Senso? E che cos'è che ha senso? Essere felici. Stare insieme, essere vivi. Come mai sei già sveglio? Non ho dormito. Stanotte? Neanche un minuto. Ma perché, papà? Stai male? Hai visto? Cosa? Come cosa? Guarda, intorno ci sono più mobili. E allora? Allora? Sono arrivati ladri. Oh, ma no, papà. Volevo vedere che tu che non c'è più niente. Papà, qui è sempre stato così, è lo stile dell'appartamento. Dici? Certo, sempre stato così. Ma no, ti sbagli. E cos'è, non ti piace? Trovi che sia troppo spoglio? È orribile, vuoi dire. Chi ha fatto questo? Chi è l'arredatore? Sono io, papà. Ah, ma non c'è niente? Lo so, a me piace così. Ho voglia di un caffè, tu? C'erano dei mobili, me lo ricordo. C'erano dei mobili dappertutto. Papà, ti confondi con casa tua. Qui è sempre stato così. E ora vado a preparare un caffè e poi andiamo a vestirci, d'accordo? Subito? Sì, papà, hai visita oggi, te lo ricordi? Te lo ricordi che oggi hai visita? Anna, devi smettere di ripetere cose 100 volte. Alla fine è stancante, ti ripeti, non ne finisci più. Ma certo che mi ricordo. Come avrei potuto dimenticarlo? Me l'hai detto migliaia di volte. Scusa! Volevo soltanto essere sicura che te lo ricordassi. E poi sarà qui da un momento all'altro. Adesso? Sì, papà, è previsto che arrivi per prepararti la colazione. Lo vuoi un caffè? Ho sognato questa notte. Hai sognato Laura? Sì, credo di sì. Mi sembra di vedere il suo viso, sai? Mi ricorda tanto, tanto tua sorella. Laura, sì, me l'hai detto l'altro giorno. Non trovi? Sì, sì, può darsi un pochino, sì. E comunque sono contenta che ti piaccia l'aria davvero dolce e gentile. È competente, vedrai che si occuperà bene di te. Mi piace tanto. Bene, allora andiamo a vestirci prima che arrivi, d'accordo? Chi? Come chi? Il papà, Laura. L'infermiera, quella che ti piace tanto. Sarà meglio accoglierla con una giacca. E un paio di pantaloni. Le è piaciuto tanto il vostro incontro dell'altro giorno, sai? Ha detto che ti ha trovato tanto. Tanto? No, aspetta, non mi ricordo bene la parola. Adorabile! Ah, sì? Papà, devi ammettere che hai fatto un bel numero davanti a lei. Davvero? Sì, papà, le hai fatto credere che sapevi ballare, che eri un ballerino di tip-tap. Io? Sì. E lei cosa ha detto? E lei ha detto che le piacerebbe tanto un giorno vederti ballare. E buffo, non sapevo di essere un ballerino di tip-tap, tu lo sapevi? No, papà. Ho dei talenti nascosti. Mi sa di sì. Tip-tap. Ecco, è lei. È lei? Di sicuro, papà. Ma non sono pronto, mi devo vestire. No, non ha importanza, ormai. Sì, ha importanza, ormai non stare qui, così. Papà. Cosa penserà di me? Mi devo vestire. Non so. Ti vestirei dopo. I miei vestiti. Papà. Vuoi i miei vestiti? No. Perché devi sempre complicare le cose? No, vieni qua, fermo. No, vieni qua, non c'è motivo di agitarti. Ma mi vergogno. Ma no. Sono in pigiama. Mi devo mettere un pantalone. Mm.
Buongiorno. Buongiorno, non sono troppo in ritardo, vero? No, per niente, venga, venga pure, l'aspettavo. Grazie. Ma questa chi è? Papà, la stavamo aspettando. E comunque, grazie a lei per essere venuta oggi. Buongiorno, Andrea. Anna, vieni qui, vieni subito qui. Anna, vieni qui, vieni qui. Ah, sì. Ma non è lei? Posso offrirle qualcosa da bere, un caffè? No, grazie. Hai capito? Ha già fatto la colazione. E allora si mette a comodo. Dov'è quella che voglio? Dov'è quella che mi piace tanto? Papà, che cosa vai dicendo? Di buongiorno a Laura. C'è qualcosa che non torna. Qualcosa non torna. Non si ricorda di me. Ci siamo visti l'altro giorno. Avevamo anche cominciato a fare amicizia. E io le avevo detto che sarei tornata per capire un po' come vive e come posso esserle d'aiuto. Si ricorda? No, non si ricorda, ma... Andrea, si ricorda? Si ricorda, Andrea? Ti devo parlare, papà. Ho parlato con Piero. Piero? Piero, papà, gli ho parlato. Non mi convince quel tipo. No, ma non è un tipo, papà. È l'uomo che io amo. Sì, insomma, io gli ho parlato e tu sai, no, che in un primo tempo è venuto qui a stare da noi. Sì, insomma, come dire... Che ne pensi della tua camera, papà? È abbastanza gradevole. La finestra affaccia sul parco. Oh, sì. È molto gradevole, mamma mia. Guarda. Guarda, sembra di stare in albergo. Sì. Sì, è quello che dicono tutti i nostri ospiti. E allora io mi sono detta che forse staresti meglio qui. Dove? Qui, papà. Mi chiedo se non sarebbe più gradevole. Ma io dico, papà, ma non sarebbe più piacevole se decidessimo insieme che tu resti qui, eh? Che ne pensi? E tu che farai? Dove dormirai? In quale stanza? Ricordati che io sto per trasferirmi, papà. Ma no! Sì, papà, te l'ho già spiegato. Ma tu mi avevi detto che... Ma sei sicura? Sì, papà. Mi avevi detto che restavi con me. No, papà, io devo partire, te l'ho già spiegato. E poi tornerò a trovarti ogni tanto nel weekend. E io? E tu, papà, resti qui?
A Parigi. Da solo? E tua sorella dov'è? Papà. Sì. Sapessi quanto mi manca! Manca a me, papà! Manca... manca a tutti quanti noi. Ha dormito bene? Che ci faccio qui? È ora. Non le ho chiesto che ore sono, le ho chiesto cosa ci faccio qui. Sarebbe a dire? Chi ha messo questo letto nel salotto? Chi è stata Anna? Mi sta esagerando, mi dispiace dirlo, mi sta esagerando. No, non si nervosisca. Non mi nervosisco, dico solo che ci metto un letto in mezzo al salotto. È assurdo, dov'è? Venga. Le ho portato le medicine. Vuole smettere di rompermi le palle con queste medicine? Cos'è lei, un'infermiera? Sì. Ah beh sì, lei fa l'infermiera. Sì. L'avevo immaginato, era proprio tipo infermiera. Che ci fa qui? Scusi? Cosa ci fa lei qui? Mi occupo di lei. Questa è bella, lei si occupa di me? Sì. È una notizia, sentiamo da quanto tempo? No, da parecchie settimane. Da parecchie settimane, mi fa piacere saperlo, è incredibile. Nessuno che dice mai niente in questa casa. Mi mettono sempre di fronte al fatto compiuto. Mi sa che devo fare due chiacchiere con Anna. Non si può andare avanti così. Incominciamo bene. Ma io credevo che ci fosse una nuova. Una nuova? Una nuova infermiera, quella che mi ricorda Elisa. L'ho incontrata l'altro giorno, no? Va bene, adesso prendiamo queste medicine. Era previsto che veniva questa mattina? Laura, no? Credo che lei si stia confondendo, Andrea. Quello che mi ricorda Elisa. E va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, prendiamo queste medicine. Non è questione di minuti, no. Che ore sono? L'ora delle medicine. Ho di nuovo perso l'orologio. Lei lo sa dove è il mio? Figuriamoci. Anna! 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 No, no, no! Sua figlia non c'è, Andrea. È uscita? No. Si ricorda che sua figlia vive a Londra? Ma no, aveva previsto di andarci, poi alla fine non c'è più andata. Oh, no, abita a Londra da parecchi mesi. Ma no, cerchi di ragionare. Come può essere a Londra? Piove tutto l'anno a Londra. Guardi. Ieri abbiamo riletto insieme la cartolina che le ha inviato. Non se lo ricorda? Cos'è questa storia? Guardi. Io le lo ripeto tutti i giorni, ma adesso bisogna che lei lo tenga bene in mente. Anna è a Londra. Perché ha incontrato un uomo che si chiama Piero, con il quale vive. Ma ogni tanto viene a trovarla. Anna? Sì, viene... viene qualche weekend, viene qui. Oh, ma... passeggiate insieme nel parco... E Anna le parla della sua vita, di quello che fa. L'altro giorno le ha portato del tè, perché a lei piace il tè. Detesto il tè. Mi piace solo il caffè. Era un tè molto buono. Tutto bene? Tutto bene. Adesso ci vestiamo. Va tutto bene, Andrea? Ecco. Grazie. Buona giornata. A dopo. Psst, psst. Ma quello chi è? Ma chi? Come chi? Quello che è appena uscito? È Oliviero. Oliviero? Sì. Sicuro? Sì, perché? No, niente.
Non so come dire. Che ci fa qui? Che ci fa a casa mia? Lo conosco? Certo, è Oliviero, lo vede tutti i giorni. E lei? Io cosa? Mi scusi se le faccio questa domanda, ma un piccolo vuoto qui. Dunque, lei è? Mi ripete chi è lei? Io sono Martina. Martina di Oliviero, Oliviero. Esatto, bravo. D'accordo. E io? Lei cosa? Io? Chi sono io? Lei è Andrea. Andrea? Sì. È sicura? Oh sì, certo. Andrea, bel nome Andrea, no? È un bellissimo nome. Me l'ha dato mia madre, suppongo. Lei l'ha conosciuta? Ma chi? Mia madre. Ma no. Era così, aveva gli occhi grandi, era... Rivedo il suo viso. Spero che venga a trovarmi ogni tanto mia madre, no? Lei aveva detto che forse qualche fine settimana sarebbe venuta. Sua figlia? No, la mia mamma. Vorrei andare via da qui. Vorrei che qualcuno venisse a prendermi. No, su. Voglio la mamma. Voglio che mi venga a prendere. Voglio tornare a casa. Mamma. Vai. Ma che c'è, Andrea? Eh? Andrea? Andrea, no. Andrea, non faccia così. Andrea, ehi, su. Non faccia così, venga qua. Si appoggia a me. Su. Venga qui con me e mi dica che cosa le succede. Io? Sì. Ho la sensazione di perdere tutte le foglie una dopo l'altra. Tutte le foglie. Ma di cosa parla? Dei rami, del vento. Non capisco più quello che sta succedendo. Lei lo capisce quello che sta succedendo? Con tutti questi problemi di appartamenti non si sa più cosa pensare. Adesso so dove è il mio orologio. Lo so, solo il polso. Per orientarmi. Altrimenti non potrei sapere che ora devo... Adesso ci vestiamo, eh? Sì. Sì, ci vestiamo e andiamo a fare una bella passeggiata nel parco, d'accordo? Sì. Ecco qui, con gli alberi... e le foglie. E poi torniamo qui a mangiare, nel refettorio. Poi lei farà un riposino, d'accordo? Sì. E dopo, se si sentirà in forma, andremo a fare un'altra passeggiata nel parco, noi due. Perché oggi
È una bellissima giornata. C'è un bel sole e bisogna approfittarne. Non è così tutti i giorni. Quando il tempo è così bello, chissà perché non dura mai a lungo. Allora? Andiamo? Andiamo, vuole? No. Oh, su. Su. Non faccia il bambino, su. Venga con me. Bravissimo, bravo. Venga. Beh, piano piano. Bravissimo. Venga, venga, vedrà che starà meglio adesso, vedrà. Bravo, venga con me. Venga, venga, venga. Vabbè, sono contento, grazie. Allora, adesso vi spieghiamo perché ci siamo fermati. Di solito tutto questo non accade, anzi vi ringrazio vocalmente perché non accade mai questo. Perché? Perché di solito finisce lo spettacolo, con gli applausi, sipario, arrivederci, grazie. Invece no, noi tocchiamo un argomento delicato, molto doloroso, insomma. E allora ci è venuto facile pensare durante le prove dello spettacolo.
3 anni fa già, perché non facciamo qualcosa per queste persone? Allora ci siamo informati, siamo rivolti, sono varie associazioni. No, se... E abbiamo scelto una, la più antica di tutta Italia, che si chiama AIMA, Associazione Italiana Malattia Alzheimer. Questa associazione ha varie sedi in tutto il paese, quindi con un'attività diretta sul territorio e con una linea verde Alzheimer, offre un aiuto a tutte le famiglie, a tutti coloro che con questa malattia hanno a che fare tutti i giorni. Abbiamo raccolto in 3 anni veramente tanta roba e c'è un addetto lì fuori, se uscendo lasciate anche una moneta, siete in tanti, grazie mille.